Noi avevamo preso l'impegno di andare sui fronti contro inglesi, americani, eccetera, ma non di lottare contro gli italiani. Se non che il nostro comandante, Bardelli appunto, fu trucidato, assassinato a Orzegna in quanto lui era andato a ricercare un ufficiale di un altro battaglione che era scappato con la cassa, l'amante, e si era rifugiato dai partigiani. Questo tenente fu dichiarato ignobile anche dai partigiani. Cioè a dire, vollero giudicarlo anche loro, questo tenente unito, insieme a un tribunale composto da partigiani e decima. Fu condannato a morte e il plotone di esecuzione fu formato da partigiani e noi. E mentre si avviava nella Valsoana, sui monti, dovevamo brillare le armi dei partigiani, mi pare da Fisce, Compagnia Bella, che tutti si temeva una fine simile ai nostri compagni uccisi a Orzegna. Io, come gli altri, avevamo il dito sul grilletto, tanto che a un certo momento mi scappò un colpo a me.